Signori miei, buongiorno. Signori, continuiamo. Siamo su Tomb Raider. Io sono Sky Capobianco, ma questo già non lo sapete, quindi è un bene che ve lo dica. Dobbiamo andare verso Atlante. E tramite queste cazzo di corde riusciremo a fare cose che voi umani non avete mai pensato di fare. Rampino. Mentre sei in volo, premi E per lanciare il rampino. Sono sicuro che sono morto. Vediamo. No, più facile di quanto pensavo. Oh. Mamma mia, il rampino ci ha dato la nostra Sofia nell'episodio precedente. Perché? Valle geotermica. Se stai andando alla cattedrale, troverai la Trinità ovunque. Lo so, ma non ho altra scelta. Wow. Componente per pistola pesante, attenzione. Allora, finalmente un benedetto fuoco da Cosa cambierà campo. in sé così tanto? Vediamo che qua c'è un po' di selvaggina, così andiamo un po' a caccia. Allora, a giudicare dalla mappa, siamo a Fanculopoli. Oh, e tu cosa cazzo fai qua? Stronzo di merda. Questo era uno corazzato, tra l'altro, guarda come l'aveva incollato malissimo. Dovremmo fare tutto nel modo più furtivo. Uno di loro si è arreso, ma i capi stavano guardando e ho dovuto consegnarlo vivo. Ricordano la vecchia prigione. Solo quelli che possono sapere qualcosa sulla prigione. Allora, questi due se ne stanno fottendo il cazzo, mentre questo sembra attratto. A sto punto ne rimangono due. Il primo lo eliminiamo malamente così. L'altro possiamo tirarli. Una bella presa. Altra gente. Proveremo a farle sempre in modo furtivo. Allora, se tiro una bottiglia in casa con un po' di culo, si gira qui. Perfetto. Appena lui entra in casa, lo eliminiamo. Porca puttana, ho fatto una cazzata. Porca puttana, la mira mi diceva. No, vaffanculo, la mira diceva che la bottiglia andava fuori, figlio di puttana. Mamma mia. Non devo ricaricare, perdonami. Attenda, attenda un attimo che lo incolo male. Volete per pistola pesante, 2 su 4. Qua tanti nemici. Però siamo già sotto la torre praticamente. Allora io. Decisione non dipende da me, ma metterà una buona parola per entrambi. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. È tutto qui quello che può fare. Senti. Ok. Allora, i primi due li facciamo così. Le vediamo subito dei coglioni. Ne rimangono Iniziato le operazioni alla cattedrale. 4 Dovranno davanti. iniziare a breve. Uno lo Chiedo di attiriamo qui. continuare Ci a prendiamo seguire le l'arco. indicazioni.
Non sanno ancora di me. E questo è proprio un coglione, si sta vedendo massacrare i compagni, ma per lui è tutto normale. Solo un guasto. È morto? Porca puttana, no. Forse è morto. No, ah, minchia, ce ne sono altre. Ma questi qui sono corazzatissimi. Mamma mia. Partiamo pure noi una granata. Non so cosa minchia ho fatto, ma va bene. Mamma mia. Mamma mia. Occhi aperti. Abbiamo perso i contatti con la squadra che stava rastrellando la parte interiore della valle. Li vedete? Negativo. Possibili nemici? Potrebbero essere solo del... Me ne fare il culo. Questa cosa nei giochi non l'ho mai capita. Se tu uccidi un nemico mentre sta parlando con un altro nemico, cioè quello non si domanda: oh, mi senti? Cazzo le fene fasciste. Cioè non te lo domanda. Tutto normale. Guarda come cazzo si arrampica. Qualche volta mi devo fare anche degli Assassin's Creed. Mentre ci stavo pensando proprio vedendo tutte queste scalate. Sparaci, sparaci. Deve essere là sotto. Attenzione. Uccideranno in pochi secondi. È l'unica cosa che sanno fare meglio di te. Sta zitta, Ana. Non ti muovere, non puoi scappare. Uccidetela, ora! Mamma mia. Ragazza, è rimasta sopra. Ripensa alla mia offerta, Lara, prima che sia troppo tardi. Era già tardi quando hai tradito la mia famiglia. Troverò l'Atlante, Ana. I miei uomini muoiono come mosche là sotto, Lara. Se loro non lo trovano, neanche tu ci riuscirai. Vai all'inferno! Puttana, mamma mia! Sto arrivando la croce. Uccidetela e portatemi quel dannato Atlante. Ah, ti cagaste, Ana. Attenzione, siamo su questa caverna. Intanto raccogliamo nota tattica qua. Che... continua a crearci di... legami spezzati. Una nota di quella cosa inutile. Fuoco greco. Armato con il fuoco greco. Era
erano quasi invincibili. Ah, no, fatemi vedere, perché a proposito del fuoco greco, io dovrei avere un abito che mi resiste al fuoco greco. No, no, non c'era l'abito. Alla fine ho optato per questo qui, che mi dà la possibilità di ottenere pelle rara da qualsiasi animale. No, no, non l'ho giocato sto Tomb Raider, raga. Mi sono confuso con una... Porca puttana, non ti permettere più. Ho freddato, pischino. Possibilmente cercava aiuto. Che diavolo è? Ma... questi contenitori sono ancora pieni di fuoco greco. Chissà se brucia ancora. Chissà. Testiamo, magari ci allontaniamo. Di bruciare brucia. Wow. Che posti che ci sono. Vabbè, quelle voci grosse in sottofondo, che minchia era. Eccolo qua. Porca puttana, una granata. La Trinità. Sono bersaglio rilevato. Non possiamo aspettare le altre squadre di copertura. Ok, io tiro granate a caso. Ma questi sono i bastardi che mi tirano granate, è meglio farle fuori più. Prima possibile. Esperienza queste kill così. Ok. Posso proseguire di qui? Passo successo. Guarda, guardali come rompono il cazzo. Cazzo, tirano fumogeni queste appena aprono. Ricambiamo con la stessa moneta se possibile. Li ho presi tutti a traccia? Tre li ho presi sicuro. L'altro è morto. Forse ancora no. Mamma mia, non vedo un cazzo. Ok. Creato. Questo posto potrebbe saltare in aria. Devo sbrigarmi. È tutto zolfo. Oh cazzo. Oddio, ma stanno morendo, qualcosa li sta massacrando. Ma che cazzo. Non me lo dire. No, per un attimo pensavo il lanciafiamme. Autorespiratore. Respiratore ti consiglio di stare. Ah, ok. Tipo. Allora, sul Tomb Raider che ho giocato io c'era tipo un. I samurai c'erano. Si scoprivano che c'erano ancora i samurai del passato, capito? Si pensava appunto che non esistevano più dovuta all'epoca. Questo sembra qualcosa di simile, ma non è questo il Tomb Raider che giocai. Trova il modo di fuggire con l'Atlante. Porca puttana. Devo solo togliere gli ultimi supporti. Così esce un barile. C'è
facendo l'esplodere liberiamo questa zona. Esattamente. Facendo cadere l'altro fuoco greco. Io non posso far passare più di uno mentre che... Ah, esplode perché tocca... Aprile arriva qui. Lo appendo da questo lato. E in questo modo devia. Prende di qua. Esplode. Dall'altra parte. Oddio mio. Fanculo se ci stiamo riuscendo. Oddio mio. L'abbiamo fatto. E la povera statua del profeta distrutta, ma per una buona causa. Porca puttana. Porca puttana, ma che cazzo sono? Salta, salta. Cosa minchia hai detto? Non ti ho capito. Oh, cazzo. Forse mi disse troia. A occhio. Me l'ha ridetto. Oh cazzo, tutto a caso. Puttana. Ci sono. Ci sono. Non mi ha saltato. Non mi ha saltato. Ma male che i checkpoint sono proprio veramente fatte da Dio. Cazzo. Dove minchia sono? Jacob, ce l'ho fatta. Sono uscita. Lara, grazie al cielo stai bene. Porta l'Atlante nel nostro osservatorio sulle montagne. Arrivo. Beh, ma io ancora voglio capire che cazzo sono quelli. Sembrano tipo i nativi dell'isola, c'è gente che si crede scomparsa, sono delle tribù, delle civiltà, non saprei come definirle, qualcosa che a caso, completamente inaspettato. Ah, qua si celebra la città dove il villaggio dove eravamo prima. Oddio, Alfredo! Lo sapevo! Santo cielo! Jonah, che cosa ci fai qui? Dove sei? Sono qui sopra, in una specie di fortezza. Devi ringraziare Jacob. Lui e i suoi mi hanno trovato mezzo morto nella tondra. Non posso credere che tu sia venuto a cercarmi. È così difficile da credere. Ti avevo detto che ti avrei protetta. Non ho
avrei potuto lasciarti da solo. Sto arrivando da te. Non ti muovere. Non ci penso neanche. Stai attenta. Attenzione, il nostro Alfredo, che lui dice che si chiama Jonah, però è Alfredo, lo sappiamo tutti. Valle geotermica. Mamma mia, che paesaggi. Wow. Tanta roba. Questo è proprio da sfondo. La valle brulica di invasori, ma dove possiamo li stiamo respingendo. Se vuoi darci una mano, sei la benvenuta. Sappiamo che possiamo aiutarci. Grazie, grazie buon uomo. Lei è gentilissima. Peccato che ho già fatto 26.000 volte in più di voi in migliaia di generazioni. Perfetto, detto questo. Ah, quindi ora possiamo salire rampine tipo così? Sì. Possiamo. Vorrei scendere, ma vorrei vedere cosa si nasconde da queste parti. Comunque già sto facendo questo Tomb Raider, a me mi tenta di fare anche Shadow of Tomb Raider, che in teoria è l'ultimo capitolo Tomb Raider, ma prima di quelli devo fare Days Gone e Cyberpunk. Ragazzi, so che è un gioco, sono tutti giochi ormai vecchi, però io me li sto recuperando adesso, li sto recuperando, quindi magari molti di voi li hanno giocati 6.282 volte, ma per me è la prima. Cos'è, un bersaglio? Oh! Hai un aspetto orribile. Grazie, John. Gentilissimo. Avevo ragione, John. Mio padre aveva ragione. La sorgente divina esiste. Io vorrei che fossi qui per vederlo. Sarebbe orgoglioso. Sofia mi ha detto cosa hai fatto per il suo popolo. Lara, lieta di rivederti. Jacob ti sta aspettando nell'osservatorio. I fondatori di Kitesh erano abili artigiani. Utilizzavano questo posto per guardare l'Atlante. Ecco. John, prova con quelle catene. Ok. Vai, Jonah, vai minchia lenta, Alfredo! No! Devono averlo usato per pianificare la costruzione della città. Come antichi progetti. Esatto. Tutto si dirama da questo punto. È una mappa, cioè una... Ciò tipo vuol dire che il centro della città è sotto il lago. Una planimetria. Ma qualcosa non va. La cattedrale, dove c'era l'Atlante, è dal lato sbagliato della mappa. Continua a ruotarlo. Stop! Ecco qui. Non è sotto il lago, è sotto il ghiacciaio. La sorgente divina deve essere lì. E come attraversiamo tutto quel ghiaccio? Aspetta, questo sentiero porta alla città. La cattedrale è qui.
e la torre dall'altra parte. Questo significa che l'entrata della città di Kitesh deve essere... qui! L'entrata di Kitesh è qui! Tu lo sapevi? Guarda, non so, è Cobb! No! Jacob! No! Alfredo, no! Alfredo, ti prego! Alfredo, ti prego, Alfredo! Porca puttana, che colpo di scena! Alfredo ci salva la vita, in cambio della sua, penso. Non abbiamo molto tempo. La Trinità non ci metterà molto a scoprire dove si trova la sorgente. Devo andare a cercare Jonah. Oh, decidete, Lara, però prima. È il costo di rinunciare alla verità che stai cercando. Ha rischiato la vita per venire con me. L'ho quasi perso una volta, mai più. Allora vai. Fai quello che devi. Attenzione. Non so a che punto siamo del gioco, ma non dovremmo essere troppo lontani dalla fine. Abbiamo trovato quindi dove si trova la sorgente divina. Se John è vivo, sarà rinchiuso nel vecchio gulag sovietico. Non avrei mai voluto rimettere piede. Grazie al gulag. Ma non posso lasciarlo nelle mani della Trinità. Dai, uccidi il secondino e spawni. Va bene, salvataggio. Segui l'elicottero. Resisti. Della Trinità. Sofia, mi senti? Lara, stai bene? Sì, ah, tutto a posto, tutto a posto. Non mi lamento. Sto per entrare a cercare John. Conosco il posto. Avevamo nascosto delle armi lì intorno durante il primo attacco alla Trinità. Potrebbero servire. Grazie, Sofia. Ci vediamo quando esco. Signori miei, per questo sesto episodio noi ci salutiamo qua. Spero che la serie vi piaccia. La nostra Lara adesso la scaldiamo noi nel falò. Guarda che rotolata tattica. Insomma, detto questo, noi ci salutiamo. Prossimo episodio andiamo a salvare Jonah e vediamo cosa succede. Signori, un saluto da Sky Capobianco. Ciao!